grazie. Non sta fermo, il problema è quello. Non sta fermo? Ah. Ciao, bello, sei intervista per sapere. Non è intervista. Aspettiamo un po' che arrivano. Ciao Marco. Arrivano altre persone? Ce ne sono altre due, non lo so. Ah, va bene. Sì. Aspetta un minuto. Buonasera, buonasera, prego, prego. Benvenuti di nuovo. Questa è la seconda tappa del presepio che abbiamo visto giù, il percorso attraverso i muri. Ricordate che il tema di quest'anno, se non so se ricordiamo ancora, il tema cos'è? Incontriamo e ascoltiamo. Incontriamo e ascoltiamo. Incontriamo e ascoltiamo. Amo, ok, sì, incontriamo e ascoltiamo. È così, però dico sempre alle persone, per incontrarci o dialogare o comunicare, dobbiamo essere liberi, dobbiamo essere senza paura dell'altro, senza proprio niente in mezzo a noi. Se abbiamo il muro in mezzo a noi, impediscono di incontrarci, di parlare, di dialogare. I muri ci bloccano a incontrarci, a parlare e a dialogare. E perciò abbiamo pensato quest'anno di vedere un po' la storia dei muri, come i muri sono le cose che bloccano, ci bloccano a fare incontro con gli altri. Noi sappiamo che sono i veri muri, muri fisici che si vede, come per esempio i muri fatti dai mattoni, no? Anche che nella storia esistevano i muri di Berlino. Ci sono anche muri come questo muro, muri fini, spinati, ci sono i muri. Mi piace sempre dire alle persone, però il muro più pericoloso è il muro del potere, il muro del potere. Nel senso che ecco il muro del potere. Mi piace sempre raccontare un po', anche partendo un po' del mio paese, in Uganda, in Africa, perché forse noi in Africa non abbiamo la capacità di costruire i muri così costano. Però i nostri presidenti, anche attraverso la parola, possono dire da oggi non vogliamo quello congolese che attraversano lì. E poi mette tutti i carabinieri, diciamo, i poliziotti nelle frontiere e nessuno può attraversare. Qualche 5 mesi fa, diciamo 5 o 6 mesi, il mio presidente, quello dell'Uganda, del Ruanda e del Congo, stanno litigando tra di loro. E perché litigano? Stanno litigando per un pezzo di foresta che credono che è pieno di minerali. Dico sempre, chi soffre è la gente. Questi presidenti sono ricchissimi, non perdono nulla. Adesso se c'è adesso il confine di frontiere di Ruanda, Uganda, ugandesi non possono attraversare in Ruanda. Per esempio un ugandese che lavora in Ruanda adesso non può andare
a lavorare, come fa a vivere, come va, diciamo, a portare avanti la famiglia, perde lui. Quindi i muri non ci portano da nessun parte. Ecco, perciò la proposta di quest'anno di abbattere questi muri, di distruggere questi muri per costruire il ponte. Invece di mettere muri, costruiamo il ponte, perché il ponte ci unisce, il ponte ci fa, attraverso i ponti possiamo incontrarci, possiamo dialogare. Quindi invece di costruire i muri, costruiamo il ponte. E ieri, qualche due giorni fa, quando gli ha presentato, che mi ha colpito tanto, tanto le mostre, un signore dice: ma ascolta, quello che tu dici è vero, però non dimentichiamo che anche nelle nostre famiglie esistono i muri delle famiglie. Se un marito per una settimana non parla con la sua moglie perché hanno litigato, c'è il muro, non c'è dialogo, come dice il tema, non c'è questo incontro, non c'è, perché c'è, ecco, un muro che lui ha messo. La stessa con la moglie: se la moglie non parla con il suo marito per due settimane, ha messo il muro. Questi muri sono più pericolosi anche dei muri che vediamo, no? Se tra i fratelli non parlano tra di loro per 3 anni, 4 anni, da quando papà è morto, perché forse litigano per l'eredità, hanno messo i muri. Questi muri sono pericolosi. E lui dice: dobbiamo anche vedere nella nostra, nelle nostre famiglie, che esistono i muri, e dobbiamo anche abbattere questi muri per diventare liberi e incontrarci e dialogare insieme. Quindi la proposta di quest'anno, ecco, l'iniziativa dei cittadini europei, no? Stiamo cercando di raccogliere 1 milione di firme, dopo forse possiamo anche mandare questo al progetto europeo per dire: basta questa chiusura, basta questo trattamento disumano nei frontieri. E così, firmando liberamente, chi vuole può anche partecipare a questo referendum per dire: anch'io sono d'accordo, non sono, ingiustizia non va bene, siamo tutti creati a essere fratelli e sorelle. Quindi vi chiedo, chi vuole liberamente può firmare lì davanti, cioè dove si firma, e così possiamo anche partecipare all'ingiustizia e dire no all'ingiustizia che succede nel mondo di oggi, nel nostro paese. Grazie, grazie mille, e grazie. Buon anno. Grazie a lei. Buona visione. Grazie. Grazie.